L'ereditarietà è una caratteristica di linguaggi a oggetti. Guardate la classe quadrato, sempre la solita classe di esempio che è molto semplice da capire. Il quadrato è una classe che rappresenta un tipo di dato, il quadrato, il quale ha una struttura costituita solo da un lato, perché è l'unica dimensione che ci può interessare, e poi un metodo perimetro. Entro in possesso di questo codice, ma mi manca un metodo. Cioè c'è tutto, ma non c'è il metodo per calcolare l'area. Quali sono le soluzioni? O io riscrivo da capo la classe quadrato, ci aggiungo il metodo area, però è dispendioso, io ce l'ho già il codice. L'ereditarietà mi permette di andare a derivare dalla classe esistente una sottoclasse, la quale eredita dalla classe quadrato tutto ciò che è public. Quindi il codice della classe quadrato è riutilizzato all'interno della classe mio quadrato. La classe mio quadrato può ereditare dalla classe quadrato tutto ciò che è public, come vi ho già detto, semplicemente mettendo nella sua firma extends, questa parola chiave, seguita dalla classe che vuole derivare. Poi, dicevo, può aggiungere ulteriori variabili di distanza, può aggiungere ulteriori metodi, in questo caso l'area. Vedremo che può anche ridefinire metodi della superclasse. Perché si utilizza l'ereditarietà? Perché permette di limitare al minimo l'ereditarietà la ripetizione dello stesso codice. Quindi io non devo riscrivere il codice che c'è già nella classe quadrato, ce l'ho già, lo vado a riutilizzare andando a creare una classe che estende la classe quadrato. Quindi posso derivare, si dice, una nuova classe, detta anche sottoclasse, da una classe esistente che viene chiamata superclasse, mediante estensione, quindi aggiungendo variabili o metodi, oppure mediante ridefinizione, overriding, abbiamo già visto l'overriding, cioè la ridefinizione di metodi che esistono nella superclasse, ma che io nella sottoclasse voglio usare cambiando il comportamento. Quali sono i vantaggi? Vabbè, il fatto che comunque non devo, posso riutilizzare del codice già esistente, che la correzione di un bug nella superclasse risolve tutti i problemi di bug nelle sottoclassi. Se aggiungo delle funzionalità alla superclasse, le aggiungo automaticamente a tutte le sottoclassi e poi si riducono le possibilità di implementazioni differenti e inconsistenti della stessa operazione. Allora, una sottoclasse è un tipo, un sottotipo di un'altra classe. Quindi le classi sono tipi di dati, una sottoclasse è un sottotipo. Che ne so, int è un tipo, il short è un sottotipo, byte è un sottotipo. Le sottoclassi sono classi più specializzate rispetto alle superclassi, quindi aggiungono sempre qualcosa in più. La sottoclasse ha accesso a tutti i membri public e protected anche, noi non abbiamo ancora visto protected, c'è anche questo specificatore di livello di accesso, quindi può accedere a tutti i membri public e protected della superclasse e quindi può utilizzare i metodi come se fossero i suoi metodi. La struttura di un'istanza della sottoclasse, attenzione, questo lo vediamo se riesco a farlo nel codice, ma non c'è più tempo. La struttura di un'istanza della sottoclasse comprende le variabili di istanza della superclasse, le include, ma non può accedere direttamente. Quindi, nonostante possa accedere a tutto ciò che è public, non può accedere alle variabili private della sua superclasse, se non mediante i metodi get e set. Perché sono comunque, rimangono privati. Una sottoclasse non eredita i costruttori della superclasse, perché non avrebbe senso. La sottoclasse può aggiungere nuovi attributi e metodi, parliamo di estensione, l'abbiamo già visto prima, può modificare l'implementazione di metodi della superclasse, che vuol dire appunto andare a modificare il codice e quindi anche il comportamento, no, di una determinata operazione. In questo caso si parla di ridefinizione override.
ma un metodo ridefinito deve mantenere la stessa firma del metodo della superclasse. L'abbiamo già visto con quale metodo? Il toString. Il metodo toString, noi lo ridefiniamo nelle nostre classi, perché altrimenti non quando stampiamo l'oggetto viene fuori una stringa che non ci dice niente di interessante, ma questo metodo, quando andiamo a stampare l'oggetto, viene richiamato in automatico e non dà errore se non c'è nella nostra classe, perché viene preso il metodo della superclasse object. Il metodo toString è definito in object, ma fa qualcosa che a noi non va bene, quindi nella sottoclasse lo andiamo a ridefinire e gli facciamo assumere un comportamento che ci interessa. Se un membro è public, la sottoclasse può accedere direttamente, ma qualunque classe, i metodi presenti in qualunque altra classe, in qualunque applicazione, possono accedere direttamente a una variabile public. Una variabile invece con private non è accessibile mai dall'esterno della classe, quindi solo i metodi definiti dentro la classe possono accedere a quella variabile. Poi c'è questa via di mezzo, protected. Le variabili che sono definite come protected sono accessibili in lettura e scrittura da tutte le sottoclassi e anche dalle classi che si trovano nello stesso package dove c'è la superclasse. È bene evitare di utilizzare protected, si utilizza solo in casi un po' particolari. Diciamo che le linee guida specificano di Java, specificano che è bene evitare di utilizzare in maniera inappropriata questo protected, perché può dare problemi. Problemi nel senso che può consentire di andare a fare delle modifiche ai dati che poi potrebbero dare errore. Meglio usare private. Quindi abbiamo due classi, una superclasse e una sottoclasse. Se nella sottoclasse c'è un metodo che accede direttamente a questa variabile pubblica assegnandole un valore, questa operazione è consentita. Perché? Perché la variabile è pubblica. Se accediamo a protetto, che è invece protected, assegnando un valore, anche questo si può fare. Privato, non si accede mai. Eccola qua la classe object, superclasse di tutte le classi. Tra i metodi che riconosciamo perché li abbiamo già usati c'è il metodo toString, il metodo e quindi toString per stampare un oggetto. In realtà la definizione giusta, la descrizione giusta del metodo è che restituisce una rappresentazione in forma di stringa dell'oggetto. Equals è meglio ridefinirlo in ogni classe. Equals è un metodo, abbiamo visto anche questo in un esempio, che nonostante non sia sempre necessario, però se dobbiamo fare confronti tra oggetti dobbiamo definirlo. Il metodo hashCode si abbina a equals e restituisce un intero che identifica univocamente l'oggetto. Quindi due oggetti uguali, secondo il metodo equals, dovrebbero anche restituire lo stesso valore di questa funzione hash. E fate attenzione perché, anche se ve l'ho già detto mille volte, quando stampiamo un oggetto, anche se non c'è scritto, stiamo richiamando il metodo toString. Vado a creare una classe, scusate, una istanza della classe mio quadrato. Vedete, mio quadrato MQ uguale new mio quadrato. Su questa variabile MQ richiamo il metodo perimetro. Quindi mettiamoci un attimo nell'ottica di quello che fa il compilatore. Quando arriva qui, va a vedere il tipo di MQ. Il tipo di MQ è quello che troviamo qui a sinistra dell'uguale, mio quadrato. Va a cercare dentro alla classe mio quadrato il metodo perimetro. Non c'è, ma non dà errore. Non dà errore perché vede che questa classe estende la classe quadrato. Quindi va nella classe quadrato a vedere se esiste il metodo perimetro. Se è public, lo esegue questo, quindi eseguirà il metodo perimetro della classe quadrato. Se non ci fosse nemmeno qui, andrebbe a cercarlo nella superclasse di quadrato, che è object. E se non lo trova, e lì non c'è, in quel caso darà errore. Quindi questa istruzione, nonostante il perimetro non esista dentro il mio quadrato, non dà errore e funziona perfettamente. Naturalmente, se richiamiamo l'area su MQ, area dentro il mio quadrato c'è, quindi viene richiamato il metodo eseguito.
Ora vediamo invece cosa succede se creiamo un'istanza di quadrato, quindi quadrato q uguale mio quadrato, se richiamiamo il metodo perimetro su questa variabile q, funziona, non dà errore perché il compilatore di nuovo va a vedere q di che tipo è, di tipo quadrato, va nella classe quadrato, cerca il metodo perimetro, lo trova, lo esegue. Se invece richiamiamo area, il compilatore va sempre a vedere il tipo di Q, vede che tipo quadrato, va nella classe quadrato, cerca il metodo area, non lo trova. E attenzione, la freccia che va dal mio quadrato al quadrato non è casuale. Sta proprio a indicare che mentre dalla sottoclasse noi possiamo accedere, il compilatore va a vedere se ci sono dei metodi nelle superclassi, la cosa opposta non si può fare. Il compilatore non va mai dalla classe superclasse a cercare i metodi nelle sottoclassi, perché non avrebbe tanto senso, visto che le sottoclassi sono più specializzate delle superclassi. Quindi il metodo area non è visibile al compilatore, per cui qui ci dà errore. Quindi abbiamo un quadrato con il lato, perimetro, mio quadrato con, tanto per mettere una variabile, diagonale, il metodo area e il metodo perimetro. Cosa succede in questo caso? Il metodo perimetro è stato ridefinito nella sottoclasse, quindi probabilmente va a fare qualcosa di diverso, cioè calcola sempre il perimetro, ma lo calcola in maniera diversa. E vedete che qua, in questo abbozzo di codice, dentro alla classe mio quadrato abbiamo chiocciola override, che sta a indicare che il metodo perimetro è ridefinito dentro la sottoclasse. Vediamo questo blocco di istruzioni. Mio quadrato mq uguale new mio quadrato. Questo voi dovreste saperlo spiegare. Cosa succede? Compilatore, sempre. Il compilatore va a vedere il tipo di mq che è mio quadrato. Poi va nella classe mio quadrato a cercare il metodo perimetro. Lo trova? Sì. Quindi esegue questo. Cioè esegue il perimetro che c'è nella sottoclasse. Se io volessi richiamare non il metodo della sottoclasse, ma il metodo presente nella superclasse con su mq, come posso fare? Bisogna utilizzare questa parola chiave, super. Quindi, invece di scrivere mq.perimetro, si scrive super.perimetro, che va a richiamare su mq il metodo perimetro presente nella superclasse.